Buongiorno a tutte e tutti, sono contenta di essere qui, è un po' un appuntamento annuale che ho con la vostra docente, Aura, con cui sono anche molto amica, e solo l'anno scorso gli ho dato buca, ma per motivi molto seri, legati soprattutto all'attività che faccio. Politica culturale e sociale sul territorio. Allora, intanto voglio precisare subito una cosa, perché tante volte le parole possono essere anche interpretate in modo diverso, no? Quando parlo di politica io non parlo mai di politica partitica. Mettiamo subito in chiaro questo. Parlo della politica dei diritti. Però se vogliamo fare in modo che i diritti non rimangano carta scritta, dobbiamo fare politica. Perché anche la negazione dei diritti molto spesso avviene proprio attraverso una politica sbagliata. Allora, io non sono calabrese, ma vivo in Calabria da 40 anni. Sono una dei fondatori della comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. Non so se l'avete mai sentita nominare, probabilmente più di me avrete sentito nominare Don Giacomo Panizza. Ecco, siamo co-fondatori, tutti e due. Siamo arrivati insieme da Capodarco, tutti e due. Il mio paese di nascita è Tivoli, anche se sono di origine toscana, perché i miei genitori tutti e due toscani, ed è appunto dal 20 ottobre del 1976 che mi trovo qui in Calabria con questa avventura che è la comunità. Però io prima di venire in Calabria ad aprire la comunità Progetto Sud ho fatto altri percorsi molto importanti della mia vita, perché ho iniziato, io sono nata con una disabilità, ho un'artroglipposi miogena, parolacce, sono due malattie messe insieme, ambedue congenite. L'artroglipposi è una rigidità congenita di tutte le articolazioni ossee, e la miogena perché c'è anche una miopatia in atto, una forma di distrofia muscolare, una miotrafia che è evolutiva, per cui è una situazione che cambia abbastanza lentamente, devo dire, però cambia, si modifica, non è stabile. E naturalmente io queste parolacce ho imparato a dirle nel 1985, quando sono riuscita a farmi la prima diagnosi. Ma prima di allora ho conosciuto tutti gli ospedali romani, ho fatto tantissimi interventi, tantissime ingessature, hanno tentato di tutto perché volevano assolutamente provare a mettermi in piedi, ma le mie gambe si ripiegavano in continuazione, per cui dopo 19 ingessature complete i miei familiari hanno pensato di riportarmi a casa, per fortuna. E per cui ecco, la situazione è stata un po' questa. Poi ho fatto i primi anni della mia vita scolastica in una scuola dove c'erano tutti alunni normali, cioè ero l'unica alunna con disabilità. Questa è stata un'eccezione perché a quei tempi c'era già la scuola differenziata, ma io abitavo a Villa Adriana, una frazione di Tivoli dove certamente non c'era nessuna scuola differenziata, c'era a malapena una scuola normale, e siccome avevo la scuola vicino a casa e comunque ero molto integrata in questo senso, stavo insieme agli altri bambini sempre, è stato quasi normale inserirmi nella scuola con tutti, ed è stata l'esperienza più naturale della mia vita.
anche con le amiche di scuola c'è stata una relazione molto bella, facevamo i compiti insieme, giocavamo insieme, cioè come, un po' come tutti gli altri bambini proprio, è stata un'integrazione vera, al punto che io non avevo realizzato la differenza. L'unica cosa che mi scocciava è che quando giocavamo io dovevo fare sempre la figlia che stava in carrozzina perché era piccola. però ecco, diciamo che ho realizzato solo dopo le vere differenze. All'età di 10 anni e mezzo, proprio perché lì a Villa Triana non c'erano le scuole superiori, non c'erano le medie, si finiva tutto con le elementari, è successo che io volevo continuare a studiare e chiedevo ai miei di farmi studiare, però per fare le medie sarei dovuta andare a Tivoli, che erano 4 chilometri, ma noi non avevamo una macchina, ma allora le macchine non le avevamo, non erano così frequenti come adesso, eh? Poi comunque la mia era una famiglia anche molto povera, e per cui io non riuscivo ad andare a Tivoli, anche perché di mezzi pubblici accessibili neanche parlarne, non solo non esistevano loro, non esisteva neanche l'idea che lo potessero essere a quei tempi. Allora, di fronte alla mia richiesta assidua, i miei genitori un po' si sono mossi, perché io dicevo che sarei stata anche disponibile ad andare altrove per poter studiare. E proprio in quell'anno lì qualcuno ha proposto a mia madre, veramente la mia insegnante di quinta, ha proposto a mia madre di accompagnarmi a Lourdes e mi ha fatto organizzare lei il viaggio con un sacerdote che conosceva e mi hanno mandato a Lourdes non con il treno bianco, ma con un treno, era una gita, tipo gita con altre persone che faceva un giro un po' panoramico, un po' per la Francia e si fermava pure a Lourdes. Non mi hanno mandato con il treno bianco perché io avevo già un appuntamento a Rizzoli di Bologna per quella data quando andava il treno bianco. Ed è così che io sono andata a Lourdes. Ed è così che lì è successo qualcosa di molto importante. È successo che lì ho capito la differenza con gli altri. Ho capito lì che io ero una persona con disabilità. Ho avuto anche delle resistenze molto forti perché una delle cose che mi hanno obbligato a fare è stato il bagno in quella piscina lì, nella vasca di Lourdes, ed io lì, mi hanno preso in carico dei francesi che non mi capivano, ma non hanno fatto restare mia mamma, per cui loro mi tiravano da tutte le parti e io urlavo perché mi facevano male, mi hanno buttato là dentro un freddo da morire, mi dicevano prega, 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 ma io battevo i denti e basta. Per cui quando poi sono uscita, per molti anni mi sono portata dentro il coso che io non ero guarita perché non avevo pregato. Per cui un po' un senso di sconfitta, di non so come spiegarlo, però questa è stata la mia prima esperienza con Lourdes, perché poi vedevo tutte quelle persone in carrozzina e ho capito che io ero una di loro. E lì è stato un po' traumatico come presa di coscienza. Dopodiché, tornando proprio da Lourdes, lì abbiamo conosciuto delle persone, mia mamma gli ha detto che non sapevano cosa fare con me, perché a scuola non mi ci potevano accompagnare, perché io volevo fare delle cose ma loro non riuscivano, non avevano la possibilità, per cui loro hanno aiutato a trovare un posto.
mi hanno mandato prima in un posto dove io c'ero andata volentieri, si chiamava il Piccolo Rifugio, era un piccolo istituto, capito, dopo, dove lì si facevano chiamare mamma, sorella, chi aiutava, però era piccolo, saremmo stati 15 persone. E io lì ero contenta di andarci perché l'obiettivo era quello che poi mi avrebbero mandato a Verona, dove io potevo continuare gli studi. Però mia mamma, quando ha sentito che dovevo partire, andare via, subito si sono messe alla ricerca di altro. E allora hanno trovato un posto che dicevano che era bellissimo, grande, con molti spazi. Un posto dove erano tutte come me e che io mi sarei trovata sicuramente bene. E per cui sono venuti a prendermi, era il 25 ottobre, avevo superato da 2 giorni gli 11 anni e mi hanno portato al Cottolengo, questa cosa grande. Cancello che si chiudeva dietro, mi è rimasto sempre negli occhi, e questa struttura enorme dove mi ci perdevo proprio, e lì mi sono ritrovata inizialmente in un reparto di bambini. I bambini avevano da un minimo di 3 anni a un massimo di 18-20 anni. Tutti i bambini erano selezionati per il fatto che non avevano fatto la quinta elementare. Era questa la distinzione tra bambini e adulti. C'erano le scuole differenziate dentro, però subito c'è stato un problema in questo reparto, e il problema era che io, pur essendo molto più piccola di tanti altri, avevo fatto la quinta elementare, per cui non aveva senso il mio stare lì. Allora ci sono stata per circa un anno e qualcosa, e in quell'anno mi hanno chiesto di affiancare, di stare vicino ai più piccoli che dovevano imparare, ed ho fatto questo. Dopodiché è successo che praticamente mi hanno cambiato di reparto e mi hanno mandato nel reparto Santa Bernardetta, che era il reparto chiamato l'infermeria, cioè reparto dei più grandi che avevano bisogno di assistenza. Era un reparto, eravamo in 28, e lì sono stata per molti anni. Sono uscita nell'aprile del 1974 da lì. La mia vita lì, dunque, io ho smesso di studiare, non avevo nessuna possibilità di studiare, e lì la vita è diventata quella di dormire in un camerone di 16 letti per 10 anni. Dopodiché sono passata in una camera di 4 letti per altri 5 anni. E quello che ci chiedevano di fare era il nulla, nel senso, ci chiedevano solo una cosa, di pregare. E praticamente c'erano le suore. Noi la mattina presto sentivamo la messa dai microfoni, e ci mettevano sedute sul letto con un velo in testa, passava la comunione, dovevamo fare la comunione tutte le mattine. Una volta alla settimana c'era un lungo corridoio, e praticamente ci mettevano in fila a distanza di circa un metro e mezzo una dall'altra, perché veniva il prete e ci dovevamo confessare. Durante il giorno ogni tanto la suora cominciava a pregare, dovevamo pregare tutte. Eravamo solo donne, tutte donne,
potevamo leggere solo i libri della biblioteca interna, le lettere ci venivano consegnate aperte e la mattina, se volevamo, ci alzavamo verso le 8:30, 9, non potevamo anche rimanere a letto. Alle 11:30 si pranzava e pranzavamo dentro le camere da letto. Alle 5:30 si cenava, alle 7 cominciavamo ad andare a letto, alle 9 si spegneva la luce. La TV solo quella dei ragazzi o durante il giorno se c'era qualche avvenimento religioso o qualcosa che secondo loro era meglio che venivamo. I giornali non potevano entrare tutti, ma loro sceglievano che tipo di giornale per entrare. E io a un certo punto avevo cominciato a dipingere, mi piaceva, mi ero comprata i colori, c'era una persona che avevo conosciuto che veniva ad insegnarmi, ma quando hanno cominciato a vedere che quadri facevo subito mi hanno impedito di continuare, perché i miei quadri in qualche modo sprigionavano quello che io sentivo dentro, la gabbia per la chiusura, il sentirmi chiusa, per cui comunque era un messaggio che usciva ed era un messaggio che non poteva uscire. Pertanto con questa situazione io ho cominciato a non sopportarla, a non reggerla, e nell'età dell'adolescenza praticamente io non volevo più stare lì, non ce la facevo, no. E ho cominciato a contestare. Con la mia famiglia, che sono sempre venuti tutte le domeniche, io inizialmente non dicevo nulla, non dicevo che mi trovavo male, perché per il semplice fatto che inizialmente ci hanno fatto un vero e proprio lavaggio al cervello. Mi dicevano che se io andavo in famiglia sarei finita a chiedere l'elemosina, oppure sarei finita con uomini alcolizzati che mi avrebbero picchiato e mi avrebbero buttato per strada, cioè tutte situazioni, e che sarei soprattutto che sarei stata un peso per la famiglia. Con questa situazione naturalmente io preferivo non dire niente, così mi rimaneva l'illusione che non fosse così. Poi a un certo punto però non ce l'ho fatta più e ho smesso di mangiare, perché per me mangiare significava vivere, e quella vita non aveva senso, per cui io ho smesso di mangiare. Confesso che ho provato a suicidarmi 4 volte, ma in un luogo del genere era anche difficile suicidarsi. Per cui a un certo punto però non mangiando io mi sono sentita male. Sono sentita male e sono andata a finire 6 mesi in ospedale, perché praticamente ero diventata ma proprio anoressica di brutto, cioè non mi hanno ripreso il bacino dei capelli e poi mi hanno tentato di recuperarmi, di riprendermi, però lì poi mi sono incontrata con un'altra difficoltà, quella che la mia famiglia ha avuto paura a farmi uscire e riprendermi in casa, per cui mio padre ha chiesto alle suore di tenermi lì, e per me tornare in ospedale e ritornare lì è stata la più grande sconfitta. Ho sempre sperato comunque di uscirne in qualche modo. Ho cominciato a contestare tutto, nel senso che io mi sono rifiutata, mi rifiutavo di pregare, mi rifiutavo di confessarmi, mi rifiutavo di fare tutto. Ho cominciato a truccarmi,
ho cominciato a fumare, ho cominciato a fare tutte quelle cose che loro non volevano, proprio perché loro non le volevano come reazione. Cioè io non è che poi mi piaceva così tanto star lì a toccarmi, però siccome loro non lo volevano io, oppure a fumare, loro non volevano e io fumavo, cioè facevo tutto quello che loro non volevano, proprio per reagire, per cui la superiore a me mandava Lourdes perché diceva che ero un'indemoniata e dovevo recuperare la fede. Infine è successo che dopo tutto questo tanti anni, poi mi hanno anche mandato una notte alla psichiatria di Roma, al Policlinico Universitario di Roma, proprio alla psichiatria. Mi hanno fatto fare un ricovero coatto, volevano un paurirmi, non so, per cui mi hanno portato lì e mi hanno legata nel letto. E quella notte ne ho viste di tutti i colori, e per cui la mattina dopo mi è venuto il medico, cioè erano tanti medici, c'era probabilmente il primario con altri. Come sono arrivati lì, che mi hanno visto lì legata, e il primario ha dato lui fuori di testa, nel senso che ha detto: come ci è arrivata questa qui, chi ce l'ha portata, no? Allora hanno detto che l'avevano portata le suore del Cottolengo. Lui mi ha fatto sciogliere immediatamente, io avevo i polsi legati, dove volete che vada questa che l'avete legata, che volete che faccia? Mi hanno fatto sciogliere subito. Poi mi ha mandato un assistente sociale con cornetti e caffè, e poi quel giorno mi hanno riportato via immediatamente, e so che quello lì ha fatto un esposto all'istituto perché mi aveva portato lì, che diceva che i pazzi erano loro, non ero io. Per cui, e poi dopo io sono stata seguita da una psicologa per un periodo, soprattutto per farmi riprendere a mangiare, perché non... Però ecco, la mia motivazione era questa: questo stile di vita non mi dice niente, perché io devo mangiare per vita? Non mangiavo, era l'unica cosa che riuscivo a fare, non mangiare. Tanto è vero che quando io sono uscita dall'istituto avevo 25 anni e pesavo 27 kg, per cui ero proprio magrissima. Ed è stata un'esperienza molto brutta, ma finalmente, attraverso proprio un viaggio di Lourdes, ho conosciuto una persona con disabilità, che poi siamo diventate anche molto amiche, ora non c'è più, e che mi ha passato il numero e l'indirizzo di Don Franco Monterubianesi, che è il fondatore della comunità di Capodarco. Io ho provato a scrivere la lettera, però avevo il problema di come fargliela arrivare, perché lì doveva passare tutto dalle suore. Poi ho incontrato una persona che conoscevo, gli ho chiesto il favore di spedirmela fuori, e quella me l'ha spedita. Per cui Don Franco, come ha ricevuto questa lettera, è venuto immediatamente, proprio la mattina ricevuta, il primo pomeriggio era già lì, con altre due o tre persone di Capodarco, e lì abbiamo progettato la mia uscita. Sì. Ok, siamo arrivati a un punto cruciale, che è, diciamo, l'inizio della libertà di Nunzia. Fino a questo momento si può spendere per un attimo questo, che poi vi facciamo vedere? Cosa? Veloce.
Sì. Proiettore. Oppure no, mi sposto io, lascia. Mi sposto. Allora, riesco a vedermi qua. Ok. È un momento cruciale, cioè, grazie a questa lettera, lei comincerà un nuovo capitolo della sua vita e poi lo vedremo. Però io vorrei raccogliere un po' di domande già adesso, anche per non lasciarle tutte alla fine, su questa sua prima esperienza. Qua abbiamo un corpo fortemente istituzionalizzato, un corpo inteso come corpo, mente e spirito, fortemente istituzionalizzato, cioè fino all'età di 10 anni sta con la famiglia. Nel momento in cui c'è anche questa presa di coscienza del proprio corpo disabile, viene istituzionalizzata proprio nell'età, diciamo così, nell'adolescenza, che è anche il momento in cui sboccia la sessualità delle persone, no? La prima domanda magari la faccio io, se poi voi ne avete altre rispetto. Cosa significava, no, dentro questa enorme istituzione di corpi separati, di corpi, come dice Renato, distorti, attorcigliati dall'istituzione stessa, perché la perdita della libertà e addirittura la perdita di espressione e la coercizione a una serie di pratiche torce l'identità, la bistorce, dice Renato, come succede anche in carcere, no? Questa distorsione, questa duplice torsione avviene nelle istituzioni totali, manicomio, carcere, e il Gottolengo non era molto diverso da un carcere, ce lo siamo visto davanti. Possiamo immaginarla giovane, appunto di 20 anni, legata coercita a una serie di pratiche. Che cos'è la sessualità fino ai tuoi 25 anni? Cosa significa essere soggetto sessuato in un'istituzione che nega completamente l'esistenza del desiderio, l'esistenza di una forma di comunicazione che è legata al corpo? E gli adolescenti, noi sappiamo come sono corporei, come sono fisici, a volte anche irruenti, no? Perché sono delle bombe ormonali, sostanzialmente, perché l'adolescenza è un momento di grande espressione anche ormonale, oltre che affettiva, oltre che di crescita, eccetera. E quindi questa è la mia prima domanda. Ovviamente so già la risposta, però ti faccio questa domanda perché secondo me è importante sul piano proprio pedagogico con le studentesse. E vorrei raccogliere altre domande adesso, perché ogni volta dovremo disattivare il suo microfono e attivare questo microfono, per cui se avete delle domande facciamole adesso su questa parte della sua vita. Poi comincia un nuovo capitolo molto importante. Domande? Intanto che ci pensate un attimo, vi faccio vedere il sito di Nunzia Coppedè. Qua avete chi sono. Con la sua storia, l'infanzia, la scuola, la prima comunione, la carriera di handicappata, il Gottolengo, le foto, poi in fuga verso la vita, come vediamo adesso, e la comunità Progetto Sud. Vediamo qualche foto, intanto che mi viene in mente qualche domanda. Ecco, queste sono le fotografie proprio del periodo dell'istituto, mentre dipinge. Vedete che c'è la coperta sulle gambe sempre? Qua stai cantando? Sì, stiamo cantando. Ecco, quindi, giusto per darvi anche qualche immagine, sì, c'è già una domanda, per darvi qualche immagine di quel periodo di cui lei ha appena parlato, e qua c'è il suo curriculum, le sue pubblicazioni che potete anche scaricare, c'è un video, il diario e via dicendo, i contatti, se la vorrete contattare,
per approfondimenti o perché decidete di fare la tesi su questo tema o altro. Io adesso chiuderei, così puoi chiudere anche la, fa un sacco di caldo, la luce, sì, il videoproiettore. Allora, prima domanda. Salve. No, volevo chiedere all'interno comunque di questa esperienza di istituzionalizzazione, che rapporti hai instaurato invece con, come dire, con le altre persone che hanno condiviso questa vostra stessa esperienza? Perché a quanto ho capito la famiglia comunque è sempre stata vicina da questo punto di vista. Altre domande? Prego. Domande qua? Ok, ci sono altre domande? Sì. Volevo chiedere soltanto se c'erano altre persone che contestavano questa situazione insieme a lei, ha parlato con qualcuno, com'era il tipo di relazione, più o meno simile, però per sapere se anche le altre contestavano questa situazione. Allora, ci sono queste tre domande, sì, a cui aggiungo appunto la questione non solo della sessualità ma anche dell'innamoramento, visto che nessuno l'ha chiesto. Diciamo che vista da oggi posso stare. Non sono accesa. Prova. Prova? Sì. Allora, diciamo che parlarne oggi io riesco anche a dirvi delle cose che allora senz'altro non ero consapevole. Certo, la mia adolescenza è stata un'adolescenza molto combattuta. Ero molto sola in questo, anche perché la persona più vicina alla mia età aveva comunque 9 anni più di me, per cui c'era una differenza. No. E dopo di lei, le altre avevano almeno 15-20 anni di più, per cui c'erano proprio delle differenze di età anche molto importanti. C'è stata una ragazzetta che aveva solo 2-3 anni più di me, ma che poi è morta che aveva 16 anni, infatti ecco, io con lei ero molto legata e ho sofferto molto della sua morte, ma perché, anche perché alcuni tratti di contestazione li abbiamo fatti insieme. E allora, certo, io lì vedevo che un po' tutti noi avevamo in qualche modo eravamo stimolati ad accaparrarci una suola. Così si dice, nel senso che tutti avevano magari una suola che in qualche modo con la quale privilegiavano il rapporto. E non erano le suore del reparto, erano magari le suore novizie, quelle giovani che venivano per fare dei tirocini o cose del genere, persone di passaggio, che stavano lì per un periodo. Che in qualche modo te le sentivi un po' più amiche, per cui magari potevi pensare che in qualche misura ti potessero magari ascoltare in alcuni momenti,
potessero esprimere un po' di tenerezza in certi momenti, cioè non ti guardavano solo in cagnesco, ma sto parlando di cose anche proprio molto, non immaginatevi chissà che cosa, stiamo parlando di sguardi, di una carezza, di qualcuno che si accorge che sei un po' in crisi e ti dice che ti è successo, stiamo parlando di queste cose, delle piccole attenzioni. E per cui però cambiano la vita, no? Per cui ecco, c'era un po' questa cosa, c'era tra di noi, tra persone con disabilità, c'era la sopportazione, e molto spesso proprio l'insopportazione, perché non ci eravamo scelti, perché non ci voleva, qualcuno non ci voleva stare, qualcuno era più rassegnato, qualcuno di meno, qualcuno magari aveva qualche privilegio perché non so, perché magari era figlio di una famiglia benestante, qualcun altro era figlio di nessuno per cui era trattato peggio, cioè c'erano differenze legate alla vita sociale dei familiari delle persone. Se avevano più soldi, se avevano meno soldi, erano molto eclatanti. Poi ci avevamo questo rapporto appunto con le suore, che era un rapporto molto particolare, perché riuscivamo a fatica a immaginare che queste avessero ad esempio dei capelli, che queste mangiassero come noi, che queste avessero un corpo, un sesso, un seno, le vedevi sempre così cappucciate, guai vederle senza velo, non era possibile, non mangiavano mai davanti a noi, per cui a un certo punto uno immaginava che erano dei robot, degli angeli, che ne so io. E devo dire pure una cosa, che a distanza di molti anni, quando poi ho scritto il libro, questa cosa l'ho scritta, anche loro tutto sommato avevano una vita che non era una vita di senso. Cioè io ho conosciuto suore che facevano la notte sempre, che le vedevi solo di notte, che di giorno dormivano. Ho conosciuto suore che stavano lì con noi dalla mattina alle 6:30, alla sera alle 9:00, e che non andavano mai da nessuna parte. Per cui ditemi voi che vita è questa. Allora, ho conosciuto suore che si capiva chiaramente che non avevano scelta quella vita, perché erano di una cattiveria inaudita. E l'odio e la cattiveria che ho visto trasferire in quei luoghi, per fortuna mia non l'ho più rincontrato, però credo che era l'ambiente che in qualche modo faceva venire fuori l'odio, proprio la violenza nelle relazioni. Ci mettevano una lontano dall'altra per paura che parlassimo tra di noi. Proprio ho visto delle cose tremende. Ho visto persone con disabilità che, per il fatto che non avevano familiari, che venivano picchiate di brutto, che si prendevano le sedie addosso. Visto una superiore che era una cosa spaventosa, metteva proprio paura, avevamo tutti paura. Tant'è vero che quando io sono uscita dal Cottolengo nella comunità di Capodarco, ho ritrovato una persona che era stata in istituto con me, ma nel reparto dei bambini, Luisa, che era uscita prima di me, che sapevamo tutti che aveva fatto una brutta fine,
che era, si era sposata con un alcolizzato, che la picchiava, cose del genere, e poi l'ho ritrovata lì a Capodarco che stava bene, no? Che non era vero tutto questo, però Luisa era figlia di nessuno, per cui l'ho vista prendere tante di quelle sedie addosso, una carrozzina, che non ve ne fate un'idea, e Luisa, pur essendo arrivata a Capodarco, non è riuscita poi a fare quello che in qualche modo poi invece vedete sono riuscita a fare io, a sganciarmi da questa storia per poter fare altro, per potermi costruire un progetto di vita che dia senso alla mia vita. Lei non c'è riuscita, è rimasta terrorizzata e mi diceva che tutte le notti si sognava quella superiora. Per cui, come vedete, certe cose, poi non è scontato che uno uscendo da questi posti possa riprendersi, assolutamente no. E lì io credo che, cioè io la mia adolescenza l'ho vissuta facendo tutto quello che loro non volevano. Allora credo che è stato questo in fondo il mio modo di esprimere quello che sentivo dentro. Certo, il mio corpo, col mio corpo avevo un rapporto bruttissimo perché io colpevolizzavo il mio corpo di tutto. Era la causa per cui io mi ritrovavo a vivere questa situazione, per cui lo annientavo, lo colpevolizzavo, e sono cresciuta così. Io sono uscita dall'istituto che avevo 25 anni, capite che? Ho fatto i 15 anni della mia adolescenza e della mia giovinezza in questo contesto e credo di aver risposto alle vostre domande. Possiamo, se volete, possiamo andare oltre. Capodarco. Il mio primo giorno di Capodarco, non per starci ma solo per passarci, per conoscere la comunità, è stata in occasione di un matrimonio di due persone con disabilità. Quando sono entrata in quella chiesa sono rimasta sconvolta davvero. Però io, ed era anche un'altra data importante, era il primo giorno che iniziavano il corso di formazione gli obiettori di coscienza, i primi obiettori di coscienza che hanno fatto il corso tutti a Capodarco e poi sono andati nelle varie strutture ed iniziavano quel giorno, per cui io sono arrivata lì. C'erano le TV, c'era il TG1, TG2, tutte le più grandi TV che stavano facendo interviste a questi, perché c'era questo grande avvenimento. C'erano i primi obiettori di coscienza. Era il periodo di aprile, dopo Pasqua. Io ero uscita dall'istituto non per restare fuori, ma ho detto che andavo a fare le vacanze di Pasqua. Per cui sono uscita con questa scusa, sì, e praticamente mi sono ritrovata con questo avvenimento. Mi hanno chiesto, ma tu ci vuoi tornare all'istituto? No. E tu lo vuoi denunciare all'istituto? Sì. Per cui la TV mi ha passato il microfono. E io quel giorno ho denunciato il dottoringo di Roma pubblicamente. Poi mi hanno detto che quando lo mandavano in onda, e io prima che lo mandassero in onda sono andata a riprendermi le mie cose e me ne sono andata. E
E la famosa Subirana mi ha detto, da questo cancello chi esce non rientra, chi ci vuole rientrare. Per cui, come vedete, come sono uscita, io ho denunciato. Questa è stata la mia forza, vera. Perché altrimenti, se non partivo così, le paure avrebbero potuto vincere la mia forza. Poi, niente, diciamo che è iniziato un altro capitolo del libro della mia vita, vero e proprio. Perché proprio da questa forza di voler denunciare è partita anche la mia forza di voler uscire. Io non sapevo se Capodarco era meglio del Cottolengo. Mi sono fidata, senz'altro ero a un bivio dove io dovevo fare altro, non potevo continuare quella vita. E questa era l'occasione. Sarà stata l'occasione giusta? Non lo sapevo. Però il fatto che erano venute a prendermi, il fatto che comunque avevo già visto che lì c'era un'area diversa, era senz'altro diverso dall'istituto, per cui mi sono fidata e mi sono subito detta che volevo cogliere l'opportunità. E poi subito ho capito che c'era una cosa molto diversa. Quella intanto erano uomini e donne insieme e la cosa non mi lasciava tranquilla, mi metteva molto in difficoltà. Uomini e donne insieme. Poi tutti mi parlavano e mi facevano domande legate, hai studiato, cosa hai fatto, cosa sai fare, cosa... E l'altro dicevo, tutti, vedevo che tutti andavano a lavorare, ecco, ma tutti, non importava disabile o no, tutti lavoravano lì, tutti facevano delle cose, per cui io mi sono detta, beh, qui bisogna rimboccarsi le maniche. Avevo già visto Luisa e subito mi sono detta che non volevo fare come lei. Anzi, ho pure cercato di dirgli, ma perché non ti butti? E ho mostrato chiaramente a quelli di Capodarco che io non volevo continuare una vita vegetale. Io volevo vivere la vita. Ho continuato a fare denunce, perché secondo me un istituto di quel tipo non aveva senso di esistere, ma io credo che non abbia senso di esistere nessun istituto, perché non si può costringere una persona a vivere come se vivesse in ospedale tutta la vita. Qualsiasi tipo di disabilità ha. Su questo mi sembra un peggio. Per cui io ho continuato a denunciare, ho cominciato a dire che non era corretto neanche che le persone con disabilità andassero a finire in strutture dove fossero tutti disabili e dove i numeri erano così alti, anche perché con i numeri alti si perde l'identità. Si diventa numeri. Il fatto di non potersi scegliere crea relazioni violente. Perché può capitare che magari poi qualcuno col tempo diventi anche amico, e speriamo. Però quello lì era un ambiente che non favoriva questo, assolutamente. Per cui io nei primi anni sono andata poi neanche a Capodarco di Roma, ma io sono andata a Capodarco nelle Marche, ho fatto parte subito di un progetto che faceva, fatto un corso professionale di 2 anni per ceramista. Nel frattempo sono andata alle scuole serali, ho recuperato con le medie, ho fatto le scuole medie
E già io sono entrata nell'aprile del 74 e il 20 ottobre del 76 sono partita con il gruppo da Capodarco per fondare la comunità Progetto Sud. Voi capite che è stata una rivoluzione nella mia vita in questo senso. E siamo andati con questo gruppo autogestito che ha iniziato lavorando per vivere con i soldi del proprio lavoro. Questa per me è stata la cosa fondamentale, perché nell'istituto mi venivano i signori lì di San Vincenzo, dei volontari da sofferenza, e ci costringevano a prendere diciamo l'elemosina. Venivano lì, ti portavano il regalino, ti davano mille lire e tu eri obbligata a prenderli, non potevi dire di no. Oppure poi ti capitavano pure cose tipo quella che mi era capitata a me. Io prima non mettevo la coperta sulle gambe, ero una ragazzetta, tra l'altro andavano le minigonne a mettermi un forte. E poi un giorno è venuta una signora che ha detto che era incinta e che, vedendomi, secondo loro si era impressionata e poteva nascere un figlio con le gambe. Per cui da allora mi avevano detto che io non potevo più uscire fuori e dall'atrio, e che dovevo tenere una coperta sulle gambe. E io sta coperta me la sono guardata, l'avete vista pure lì, ce l'avevo, quella più pesante per l'inverno, quella più leggera per l'estate, e sono arrivata a Capodarco con la coperta. La prima cosa che hanno fatto, me l'hanno nascosta, me l'hanno fatta proprio sparire, e io in crisi perché vedevano le mie gambe. E dopo che succedeva? E poi grossi problemi che ho avuto all'inizio nella comunità di Capodarco. Mi proponevano di uscire e io non sapevo a chi chiedere il permesso. E lì andavo in tilt proprio, perché ma come faccio ad uscire se non so a chi devo chiedere il permesso? Era proprio un problema. Poi lì a Capodarco è stata un'esperienza, perché eravamo tutte nuove lì, perché abbiamo fatto gruppo, coesione, no? E lì, devo dire la verità, io a Capodarco per quegli anni lì non sono mai andata a letto prima delle 3 di notte, e la mattina alle 7 ero pronta. C'è proprio un'adrenalina di quelle super, no? E io ho fatto tutte le esperienze possibili, immaginabili, di amicizie, di maschile, femminile, ho fatto di tutto. Ho fatto proprio di tutto. E prima con molto impaccio e con molta difficoltà, poi però anche mi hanno aiutato molto le relazioni. E poi ho capito che non dovevo chiedere il permesso a nessuno, per cui sono andata a Capodarco. Però vi racconto un aneddoto che la dice tutta. Io sono andata a Capodarco in aprile e in agosto è sposata mia sorella, la più giovane. E mia sorella aveva pure chiesto da fargli da testimone al matrimonio. Ma io c'avevo un problema, come faccio a chiedere di andare al matrimonio? Sono appena arrivata, sono 2 mesi. No, avevo paura pure, perché dico, non è che poi mi cacciano via. Proprio era complicata la situazione, per cui io che ho fatto? Io non l'ho detto. E mia sorella, e io dicevo a mia sorella, ah, ma non lo so se vengo, probabilmente non vengo, probabilmente non vengo. Era arrivata al matrimonio, io non l'ho detto a nessuno. Poi l'hanno scoperto, perché i miei hanno telefonato dicendo, hanno scoperto, dice, ma tu c'hai il matrimonio? Dico, sei di mia sorella. Quando? Dopo domani mattina. E non ti sei? Ma io non lo so se ci possono andare. Come non ci puoi andare? Il matrimonio di tua sorella.
ma io che ne so, non so se ci posso andare, se lui è... Insomma, loro hanno capito, hanno fatto la raccolta dei vestiti di tutti quelli che c'erano vestiti migliori, fare le prove per cercarmi di mandarmi vestita in un modo decente. Hanno fatto partire un pulmino da Capodacqua apposta con altre persone, sono partite, sono arrivata a casa di notte. La mattina si spostava mia sorella. Avevano fatto pure i capelli, tutto, sono stata da testimonio, fatto da testimonio, poi me ne sono tornata su, mi sono venuta a riprendere proprio. E cioè queste cose mi hanno dato la dimensione che la cosa era cambiata completamente. È stata un'esperienza molto importante per la mia vita, sia quella di studiare, sia quella, soprattutto quella delle relazioni amicali con uomini e donne, e poi comunque devo dire la verità che io proprio mi sono buttata a capofitto, mi sono lasciata aiutare, mi sono lasciata guidare, e per cui la mia andata a Capodacqua era già stata preceduta da un periodo molto intenso che già mi aveva trasformata. Sono arrivata in Calabria. E la Calabria l'ho trovata un po' arretrata da come ero partita, cioè l'ho trovata molto all'avanguardia, se pensavo al Cotoleto, l'ho trovata arretrata in fronte a Capodarco, Porto San Giorgio, fermo, perché lì era, le notti erano nottate. Però ecco, in Calabria è iniziato questo periodo di vita di autogestione. Io avrei potuto scegliere di non venire in Calabria, ma di andare a Fabriano, dove avrei potuto studiare. Però proprio quel fatto che vi dicevo prima, del costringerci a prendere l'elemosina, per me il recupero della mia dignità aveva senso se io riuscivo a guadagnare soldi e a vivere del mio lavoro. Per cui io ho preferito venire in Calabria, dove era previsto il lavoro e l'autogestione, pur non rinunciando agli studi. Però ad esempio ho rinunciato ai diplomi e alle lauree, che io ho studiato. Ho studiato da autodidatta, ho studiato proseguita, non è che non ho studiato, e non potrei fare quello che faccio oggi se non avessi studiato. Diciamo che ho rinunciato ai titoli, ma per rispetto della mia dignità, di poter vivere con i soldi del mio lavoro. È stato anche più faticoso, perché ho studiato nei tempi morti, quando non lavoravo. Ma lì lavoravamo anche tante ore al giorno, perché facevamo lavori di rame, di cornice. La ceramica l'ho lasciata, sono passata sul dipingere sui metalli, sulla stoffa. Però sai, alcuni giorni avevamo in cassa 30 euro e ci dicevamo cosa ci mangiamo oggi. Anzi, allora erano 30.000 lire. Ed è iniziato questo... tutto questo discorso dell'autogestione, che è stata una vera e propria scuola di vita. Ed è qui che proprio attraverso tutti questi percorsi io mi sono ritrovata le cose che facevamo sul territorio, sui gialli, ad incontrare le femministe. Evviva! Vado a questi incontri delle femministe e mi sembrava che parlassero di altro, e faccio fatica a pensare che io anche ero una donna, per cui parlavano anche di me, perché le loro esperienze erano lontanissime dalle mie, ma proprio non avevano niente a che fare. E per cui ho cominciato a interrogarmi che succedeva, e qui c'è stato tutto un periodo. Sarebbe stato molto comodo un accompagnamento di empowerment, oggi lo posso dire, no? Del counseling,
il Birkhaus mi avrebbe facilitato molto le cose, ma io non l'ho avuto, per cui ho dovuto fare tutto da sola e ho fatto un periodo di autoscoperta del mio corpo. Io mi riconoscevo solo la testa, perché attraverso la mia testa ero riuscita in qualche modo a rompere la gabbia causata dal mio corpo. Non so se mi rendo conto, se è chiaro. Io non mi toccavo. Io avevo paura a toccarmi. E allora, ho cominciato a toccarmi. Ma vivevo un po' come una violenza su me stessa. E poi però a un certo punto mi sono detta, ma se mi rifiuto io, come possono avvicinarsi gli altri? Ed ho fatto questo percorso molto, anche molto sofferto, eh? Non è stato semplice, ma io sapevo che la mia vita poteva diventare una vita intera, una vita di senso, se c'ero io con testa e corpo. E questa è stata una cosa molto, molto, molto importante. Direi la cosa più importante della mia vita. Oggi ce l'ho fatta. Ma non è stato semplice, eh? Infatti io penso che le persone con disabilità siano davvero da aiutare con percorsi di empowerment. E anche di per counseling, perché per counseling è perché chi ce l'ha fatta possa mettere anche la propria esperienza a disposizione di altri e facilitargli un po' la strada, perché vedete, tutte le situazioni di disuguaglianza, di emarginazione, di discriminazione che le persone con disabilità si ritrovano comunque a vivere in molte situazioni della propria vita, creano delle distanze tra la propria testa e il proprio corpo, creano il rifiuto del proprio corpo. Ma finché c'è il rifiuto del proprio corpo, non ci può essere una vera inclusione, non ci possono essere relazioni paritarie. Non so, facciamo qualche domanda? Forse se tu ti allontani un po' col microfono riesci a parlare. Passaggio cruciale secondo me, no? E penso che sia chiaro bene o male a tutte e a tutti. È solo quando riesce a liberare il proprio corpo dalla gabbia dell'istituzione che comincia anche un percorso di accettazione di sé, del proprio limite, che è, diciamo così, poi la porta a essere quello che è diventata oggi, una scrittrice, una leader, una persona importante, una persona realizzata, ok? Ma tutto è partito dalla scelta giusta, la scelta di fidarsi. Di che cosa si è fidata? Lei non sapeva nulla della comunità di Capodarco, si è fidata del suo intuito.
l'intuito che è proprio la base epistemologica anche della conoscenza indigena, no? Non è la razionalità, perché razionalmente se avesse ascoltato la ragione e quindi le paure, avrebbe detto magari finisco dalla padella alla brace, no? E invece ha saputo cogliere l'occasione fidandosi dei propri sentimenti. C'era un'aria diversa a Capodarco, c'è andata un solo giorno, ha sentito che c'era un'aria diversa, e quello stesso giorno non ha avuto più paura, ha denunciato quello che succedeva dentro il Cottolengo. Che voi eravate, magari non eravate ancora nate sicuramente, io ero piccola e mi ricordo sui giornali quando uscirono le varie atrocità che venivano commesse nel Cottolengo. E anche gli abusi nei confronti dei disabili, eccetera. Quindi è dentro un percorso di autoliberazione, di fiducia nel proprio intuito, che lei riesce a liberare il proprio corpo, quel tanto che basta per arrivare in un'altra comunità, in una comunità migliore, e cominciare a lavorare, a studiare. In 2 anni fa tantissime cose, prende il diploma delle medie, perché aveva solamente la quinta elementare, impara un mestiere come ceramista, comincia a guadagnare, comincia a mantenere se stessa, che noi sappiamo che, no, è un fatto fondamentale poter dire riesco a guadagnare la mia propria vita per mantenermi nella mia vita. Per questo diciamo la condizione della casalinga anche così penosa, no? Perché deve dipendere da qualcuno. E Nunzia non vuole più dipendere da nessuno, è disabile anche grave, però riesce a lavorare e riesce a costruirsi una sua vita, a cominciare dall'accettazione del proprio corpo. Accettazione del proprio corpo che passa attraverso il liberarsi o l'essere liberata dalla coperta, poter esporre le proprie gambe come faceva prima di essere repressa su questa questione. Prima non aveva paura a mostrare le proprie gambe, poi le dicono che se una donna incinta la vede, allora può restare impressionata per un bambino uguale a lei. Questa è l'ignoranza proprio beota che c'era e che c'è ancora in molte zone. Allora, riesce a fare un discorso di accettazione di sé, riesce a toccarsi, riesce a entrare in comunicazione col proprio corpo e entra in una dimensione che appunto le femministe hanno studiato molto bene, entra in relazione col femminismo, entra in relazione col fatto che noi siamo sostanzialmente il nostro corpo, la nostra coscienza viene dal corpo. E quindi se noi non accettiamo il nostro corpo per quello che è, anziché cercare di camuffarlo, nasconderlo, pensiamo a quello che succede oggi con la chirurgia estetica, con no, tutte queste atrocità, se noi non accettiamo noi stesse per quello che siamo, non saremo mai in grado di essere felici con gli altri. E lei riesce a capire questa cosa fondamentale. Essere accettati dagli altri non può succedere se prima io non accetto me stessa. Questo è un elemento fondamentale nel femminismo, ma anche poi nella teoria critica dei disabled studies, eccetera, degli studi sulla disabilità. Questo passaggio è sicuramente importantissimo. C'è un passaggio molto bello nel suo libro Al di là dei girasoli, dove qualcuno la prende in braccio e la porta al di là dei girasoli, dove lei non poteva arrivare. Lei vedeva dalla sua finestra questi girasoli, che sono anche in un quadro molto bello di Nunzia, questi girasoli, ma è un uomo a prenderla in braccio e a portarla al di là dei girasoli. Questo libro io ve lo consiglio, è un libro molto piccolo, ma è estremamente importante. Non si trova più, ma lo potete scaricare. Scaricare dal sito. Invece questo libro, Il fiore oscuro, sessualità e disabili, ne ha portate alcune copie. Chi è interessato a lavorare su questo tema può comprarla, può comprare una delle copie ad esaurimento.
Questo libro è stato scritto insieme ad altre due persone disabili, un uomo e una donna, e ci sono le loro esperienze dal punto di vista sessuale, perché noi pensiamo che le persone disabili non abbiano un sesso, non abbiano un desiderio, no? C'è questa idea che i bambini down o i ragazzi down o gli uomini down non abbiano sentimenti anche sessuati, e invece questo è un elemento evidentemente da sfatare. La sessualità è un diritto. La signorina voleva intervenire? No, c'era un ragno e veniva sempre qui. Oddio, c'era un ragno. C'è, come voi sapete, un dibattito molto importante oggi sulla sessualità dei disabili che riguarda il ruolo dell'assistente sessuale. Per alcuni è considerato prostituzione specializzata, per altri è considerato un diritto. In alcuni paesi c'è l'assistente sessuale, in altri paesi è proibita questa pratica, in altri paesi se ne sta parlando. Personalmente penso che ci sono degli aspetti positivi nella, diciamo così, nell'aiutare la persona disabile a entrare in relazione con qualcuno in maniera sessuata, però ci sono anche degli elementi negativi, il fatto che questo avvenga a pagamento e soltanto a pagamento, secondo me toglie la possibilità alla persona disabile di trovare un partner o una partner con cui comunicare sessualmente a uno o all'altro ancora livello. Ok? Quindi la questione dell'assistente sessuale, sul quale c'è un bellissimo film che vi consiglio di guardare, l'anno scorso ne ho proiettato 20 minuti, perché dopo 20 minuti comincia l'attività sessuale vera e propria, e siccome siete maggiorenni ma siamo in Italia, ho pensato bene di non farlo vedere tutto, ma ho fatto vedere solo i primi 20 minuti, dove questa persona gravemente disabile, sul lettino, una persona sul lettino, quindi le persone sul lettino di solito vengono considerate ormai inesistenti per la società, mentre invece una persona col lettino potrebbe andare in un parco, potrebbe andare, no? Se questo non suscitasse poi no, i problemi mentali di qualcuno che si sente angosciato dalla vista di qualcuno, un disabile in lettino, col respiratore o altro, no? Quindi c'è la storia di questo disabile, in realtà vissuto davvero a Berkeley, che ha inizia dopo un lungo periodo travagliato in cui si interroga, e questo film ovviamente me l'ha regalato Nunzia, perché io non ci sarei mai arrivata da sola. Questo film racconta, narra la storia di quest'uomo e della sua, del suo percorso di autonomia, il fatto che riesce ad andare in giro da solo col lettino, no? Fino all'università, tornare indietro, ma anche avere una partner, si innamora ma non è ricambiato, e poi riesce a trovare una partner sessuale. C'è un discorso, un dialogo molto bello tra lui e il suo prete, e il prete alla fine dice: Dio chiuderà un occhio su questa cosa, e lo incoraggia ad avere un rapporto sessuale con questa assistente sessuale, perché in California c'è questa istituzione. Ovviamente non vi racconto poi come va avanti il film, ma è molto The Session. L'ho detto all'inizio, The Session, la sessione, The Session. Prendiamo adesso delle domande su questa parte della narrazione di Nunzia. Abbiamo ancora un quarto d'ora, prego, una, altre. Allora, più che altro io volevo sapere come ha vissuto dopo la riscoperta del suo corpo in relazione con altre persone, visto che avete detto prima che più o meno quando quella signora l'ha vista si è un po' impressionata. Dopo che lei ha riscoperto il suo corpo, qual è stata la relazione con gli altri? Ottima domanda. Ci sono altre domande? Forza, non siate timide, fate fare una brutta figura, forza. Là in fondo c'è qualcuno?
Vogliamo intanto rispondere a questa domanda, così avete tempo per pensare alle vostre altre domande? Sì. Pure facciamo prima che risponda a questa, poi... Ah, già, vero, sì. Allora se abbiamo anche qualche altra domanda. Allora, salve. Volevo chiedere che insegnamento dà ai ragazzi disabili, quale insegnamento vuole dare? Ok, un messaggio. Un messaggio per le persone disabili. Allora, naturalmente dopo che ho fatto tutto questo lavoro con il mio corpo, la mia relazione con gli altri è cambiata. Cioè, perché è una relazione più libera, nel senso che non mi preoccupo di farmi vedere più intelligente di quello che sono, perché era l'unica possibilità che avevo. Presento così come sono, con il mio corpo, con la mia testa, con quella che sono, e mi sento più sciolta, più libera, non mi viene il timore di dire oddio si spaventeranno. Io sono questa, punto, sono così. Credo che i bambini sono la più grande sfida, perché i bambini sono quelli che ti fanno le domande le più tremende, no? Ed ho imparato a rispondergli con molta serenità. Ce l'hai le gambe? Sì, ce l'hai. Ma non si vedono, perché sono storte? Perché non cammini? E perché? Perché non funzionano? Ma ce l'ho. No? E queste non sono domande facili da rispondere, eh? Però la relazione con gli altri è diventata più sciolta, più libera. Ed anche magari in questa situazione è stato possibile anche affrontare delle amicizie molto profonde, delle relazioni che andavano al di là dell'amicizia. E questo mi ha permesso anche poi di fare delle scelte libere. Io ho scelto di rimanere una single e di vivere in comunità. Se io non avessi fatto questo processo, non l'avrei potuto scegliere, sarebbe forse diventato un dato di fatto e magari manco mi stava bene. E questo è un fattore molto importante. E questa situazione mi ha fatto, perché a un certo punto io ho detto: cosa voglio fare della mia vita? E io mi sono dato un mio progetto, sto seguendo questo progetto. Allora, io della mia vita voglio aiutare altre persone con disabilità a non vivere certe situazioni altamente discriminanti. Voglio aiutare le persone con disabilità a vivere una vita di inclusione sociale, ad avere un loro progetto di vita, quello che inizialmente non ho potuto fare io, a non finire nella rete degli istituti. E vi garantisco che questo non è un lavoro semplice. E però lo sto portando avanti con forza. Il mio libro, Al di là del girasole, è, diciamo che è stato quello che ha aperto in qualche modo questa strada, perché c'è un confronto tra la mia vita di prima e quella di adesso. Io oggi sono diventata anche una persona molto conosciuta, ma non perché faccio questo, perché io faccio informazione per persone con disabilità e i familiari, faccio incontri di empowerment con tutte e due, separati, tutte e due,
perché bisogna lavorare anche sulle famiglie, perché se non si lavora solo anche con le famiglie non si arriva a nulla. Faccio politica per i diritti, per cui io aiuto le famiglie, ma anche le persone con disabilità, a costituirsi in associazioni, così diventano interlocutori più forti, e cerchiamo di fare una politica dove diciamo noi cosa vogliamo e come vogliamo vivere, non che gli altri ce lo impongono. Proprio l'altro ieri, sabato pomeriggio, alla Mezza Terme, ho fatto un incontro con famiglie di disabili dalle 15.30 alle 18.30 ed anche alcune persone con disabilità adulte interessate sul dopo di noi, no? Di cui se ne parla. Perché questo dopo di noi non deve essere un luogo dove le persone si ritrovano dentro, magari anche a piccoli numeri, ma sono comunque dei piccoli istituti. Siamo riusciti a far fare una legge che capovolge tutto, per cui dopo di noi saranno appartamentini per 5 persone, saranno luoghi dove le persone con disabilità devono arrivare con il loro progetto di vita e lo devono allargire. Ma la stessa cosa, siamo riusciti a far fare una legge per la vita indipendente e quest'anno in molti paesi della Calabria sono passati dei progetti per la vita indipendente. Io spero che le persone con disabilità colgano queste occasioni, perché un progetto di vita indipendente significa avere l'opportunità di fare un proprio progetto di vita e di non pesare sempre solo sulla famiglia, perché la famiglia può essere aperta, benestante, interessante, buonissime, per carità, ma il proprio progetto di vita è un'altra cosa. E la famiglia diventa più interessante se si ha la possibilità di scegliere se fare le cose con la famiglia o fuori dalla famiglia. Un po' come tutti. Io non capisco perché le persone con disabilità, finita la scuola, non debbano avere altre opportunità. Noi abbiamo sperimentato uno sportello di garanzia giovani con la speranza che tanti giovani con disabilità, finita la scuola, potessero fare un'esperienza di lavoro. Abbiamo messo all'interno della sede della FISH, facendo la convenzione con il Centro Studi Opera Don Calabria, che sono accreditati per poterlo fare. E in quel caso ci sarei stata proprio io ad aiutare a fare i bilanci per poter inserire. Guardate, non ci sono giovani con disabilità che chiedono di fare questa esperienza. E la cosa è molto, ma molto, ma molto preoccupante. Perché se non si mira a formarsi e anche per andare a lavorare, significa che non si ha la testa di diventare autonomi. E se non si ha la testa di diventare autonomi, si sarà sottomessi per tutta la vita, prima dalla famiglia e poi da qualcun altro. Possono essere le persone più buone del mondo, ma la persona con disabilità in questo modo non cresce, non diventa autonoma, non avrà relazioni paritarie e farà, tra virgolette, l'handicappata per tutta la vita. Non so, io credo che ci siamo così. Ok, ecco, io penso che
oggi Nunzia ci abbia insegnato molto a partire da sé. Vi ricordate il partire da sé delle femministe, no? Partire da sé per narrare il mondo, narrare le contraddizioni. Lei mi ha insegnato una cosa molto importante. Pensate che oggi Nunzia è in grado di girare per il mondo, cioè gira per il mondo, prende l'aereo, va in qualsiasi posto del mondo, a parlare con altri disabili, a fare politica, politica nel senso proprio di creare partecipazione, anche con gli ostacoli di cui parlava, per cui magari in Calabria non c'è nessun un giovane disabile che vuole fare certi tipi di percorsi, perché sono così scoraggiati, no? Che pensano tanto sono tutti disoccupati, allora io cosa faccio, eccetera. Penso che ecco uno slogan molto bello che è del movimento dei disabili: niente su di noi senza di noi. Questo è uno slogan molto importante, ed è uno slogan proprio coniato dai disabili, poi l'hanno usato anche altre, l'hanno usato i Rom per esempio: niente su di noi senza di noi. Il problema è che la politica debba essere partecipata, che sia per discutere un insediamento Rom, che sia per discutere come ci organizziamo la vita sociale tenendo conto delle disabilità. Non solo delle disabilità delle persone gravi, ma delle disabilità di tutti noi. Questo secondo me è un'esperienza, no? Niente senza di noi, che sia su di noi, cioè vogliamo essere parte della creazione delle leggi, vogliamo essere parte delle decisioni rispetto a come le città vengono organizzate, no? Ci sono città dove le persone disabili in carrozzina possono andare in giro, e invece Nunzia qua non può andare in giro da sola in carrozzina, perché ci sono barriere architettoniche dappertutto, no? Dentro una dinamica di inclusione, no? Dentro questa dinamica di inclusione, capire la differenza, io l'ho dovuta capire a forza, nel senso che per un paio di volte nella mia vita ho dovuto viaggiare in sedia a rotelle perché avevo avuto un infortunio. Perché avevo avuto un infortunio e quindi sono stata costretta a viaggiare in sedia a rotelle. Avevo un appointment come visiting professor all'università di Calcutta in India e 15 giorni prima mi sono rotta una gamba e quindi sono partita lo stesso. Io i miei impegni li tengo sempre al primo posto, sono partita lo stesso in sedia a rotelle e mi si è aperto un mondo, veramente, credetemi, mi si è proprio aperto un mondo, non se lo sa. Mi si è aperto un mondo perché andare in giro, viaggiare in sedia a rotelle, e il mondo lo vedi diversamente. Anche la città di Calcutta, che già conoscevo, l'ho vista diversamente. Perché la vedi dal punto di vista, dal punto di vista situato della persona disabile. Mi ricordo già qua in Italia, per esempio, stavo in fila per comprare qualcosa e mi passavano davanti le persone. Cioè, se tu sei in fila come disabile, pensano che sei lì per caso, non che stai facendo la fila, e ti passano davanti. Di fronte a uno scalino ti devi fermare finché non ti aiuta qualcuno. Cioè, sei sempre dipendente da qualcosa e da... Quindi avere la possibilità di un'autonomia è il primo scalino per poi poter avere accesso a tutto il resto, all'autostima, che è un elemento fondamentale per poter amare ed essere amata. Lei dice: io ho scelto di essere single, ho scelto di essere single, perché altrimenti l'idea è che se sei disabile ti devi sposare, devi per forza trovare qualcuno. No, se sei disabile puoi anche scegliere di essere single e felice e vivere relazioni significative, scelte, non forzate perché c'è la paura che sennò non mi vuole nessuno. Dentro questa dinamica la sessualità, il desiderio, l'identità si costruiscono in maniera molto più complessa, molto più piena. Io spero che siamo riuscite oggi, grazie a Nunzia, a capire alcuni nodi fondamentali
di questa importante intersezione, più in maniera complessiva, viene da una classe bassa, Maurizio viene da una famiglia povera, viene da una situazione che ha una determinata età, e ce lo dimostrano le fotografie a bianco e nero, è portatrice di una determinata esperienza, sia come disabile che come donna. Quindi io penso che oggi il livello di consapevolezza che abbiamo raggiunto sia molto importante, e anche nei prossimi appuntamenti noi approfondiremo su queste dinamiche della differenza e della disuguaglianza. Per il momento io vi chiederei di salutare con affetto Munzer. Anche a voi, ciao, buon lavoro, buoni studi. Grazie.